quello stimato per il 2023 è un bilancio che dice due cose. Da un lato, che Milano si sta rimettendo in moto dopo la pandemia. Dall'altro, che lo sta facendo contando in larghissima parte sulle proprie forze. Il comune prevede infatti di veder crescere i proventi del trasporto pubblico locale, anche a causa dell'aumento dei biglietti, di circa 65 milioni di euro. Ma anche le multe dovrebbero aumentare, secondo le previsioni, di circa 30 milioni. Due valori che, secondo Palazzo Marino, dimostrano una ritrovata vitalità della città, tesi supportata dal netto incremento della tassa di soggiorno che segna il rilancio del turismo. Ci sono fortunatamente dei dati positivi. Uno è quello di una ripresa del turismo che si trasferisce anche contabilmente nella tassa di soggiorno, che torna ai livelli prepandemici. Da un punto di vista delle altre entrate, l'extra tributarie, quindi utilizzo del TPL, ci stiamo riavvicinando a quei livelli, non ci siamo ancora, infatti la previsione di quest'anno è ancora lontana rispetto a quella del 2019. Lo stesso vale per le sanzioni codice della strada, su cui c'è un incremento di previsione rispetto all'anno scorso, ma ancora molto inferiore rispetto a quello che succedeva ormai nel 2019. Sul fronte invece dei rapporti con Roma, la vita si complica davanti ai numeri. Milano, constata l'assessore Conte, deve ancora una volta far fronte a un bilancio complicato con le sole proprie forze, cosa non semplice davanti, per esempio, a bollette di luce e gas che per il comune dovrebbero comportare un esborso extra di 30 milioni di euro in più rispetto al 2021. Sono più o meno 80 milioni di euro in più di spesa non prevista e di crescita inerziale che ci costringono a un lavoro di contenimento e gestione della spesa e di ulteriore miglioramento delle capacità di previsione di tutte le direzioni. È una presa d'atto, quindi non è una protesta immotivata. Ma il vero nervo scoperto per Palazzo Marino resta quello della mobilità, con la M4 che comincerà a far sentire i propri costi solo nei prossimi mesi. Anche per questo nelle scorse settimane si è parlato molto di un ritocco alle tariffe di area C, ma il sindaco Beppe Sala chiarisce così. Noi ne discutiamo per prepararci a quello che potrà essere, il potrà essere dipenderà sempre quindi dal fatto che tramite il governo avremo fondi per coprire i nostri problemi, però per essere precisi nel bilancio non c'è nulla, non ci sono aumenti relativi all'area C, sia chiaro.